Due percettori del reddito di cittadinanza lavoravano dietro al bancone di un bar a Gallio, con mansione di baristi e camerieri. Nel contempo intascavano ciascuno il loro reddito di cittadinanza. Sono due donne vicentine di 36 e 64 anni, italiane. Una forma di truffa allo Stato, quindi alla collettività, stanata dal gruppo della Guardia di Finanza di Asiago nei giorni scorsi. Non sono state rese note né le generalità né residenza precisa, in attesa delle verifiche. Secondo i primi esiti dell'ispezione andata in scena a Gallio, sarebbero state riscontrate lacune relativamente alle disposizioni di legge in materia di contratti di lavoro dipendente. Tra queste l'emergere della presenza di due lavoratrici in nero all'interno del locale in misura eccedente a quanto consentito. Una doppia posizione di impiego di persone già di per sé illecita, a cui nel giro di poche ore è andata ad aggiungersi l'aggravante in sede di giudizio, quando i successivi accertamenti delle Fiamme Gialle hanno permesso di rilevare dalle banche dati a disposizione dei finanzieri l'erogazione del reddito di cittadinanza da parte di entrambi, svelando così l'azione truffaldina e la doppia vita dei collaboratori del bar di Gallio e avviandoli, salvo ricorsi, a un risarcimento alle casse pubbliche, vista l'indebita percezione dei contributi.